Ma invece per il riscatto di laurea agevolato i costi quali sono? Allora, il riscatto agevolato in realtà è una diversa modalità di calcolo dell'onere di riscatto che si applica solo ai periodi da valutare nel sistema contributivo. È una nuova modalità che è stata introdotta nel 2019 e consiste nel considerare non più la retribuzione effettivamente percepita dall'interessato come nel metodo ordinario, ma nel considerare una retribuzione convenzionale, uguale per tutti gli assicurati. E questo importo corrisponde al minimale contributivo applicabile agli artigiani e ai commercianti, sempre vigente nell'anno di presentazione della domanda. A questa retribuzione applichiamo invece la liquida di computo delle prestazioni pensionistiche vigente nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Nell'anno 2021 la retribuzione convenzionale di riferimento è pari a 15.953 euro, quindi applicando una liquida di computo del 33% a questa retribuzione convenzionale otteniamo un costo pari a 5.264,49 centesimi, che è il costo per riscattare un anno di laurea. Quindi abbiamo visto che con il riscatto agevolato il costo si dimezza rispetto all'esempio che abbiamo fatto precedentemente.